insomma, automobile, questa macchina, non so come chiamarla, è stata finalmente ricostruita per la prima volta al mondo, o nel tempo, se preferite. Molti studiosi in passato avevano tentato di, appunto, ricostruirla e soprattutto di farla funzionare, ma ci sono riusciti solo due signori italiani, anche molto giovani, che hanno battuto sul tempo i più grandi esperti di tutto il mondo, anche quelli americani. Stamattina i due giovani che hanno realizzato l'automobile di Leonardo sono in piazza con noi. Mario Taddei, Edoardo Zanon. Buongiorno. Buongiorno, benvenuti e complimenti. Allora, Mario ed Edoardo, vogliamo... è un'emozione per noi, possiamo vederla in moto questa macchina eccezionale? Eccola qua, attenzione, vediamo. No, belli. Frenatela! Bellissimo, ecco qua, grazie, grazie. Basta? Sì. Secondo me pensavo che il secondo giro. No, soltanto qualche metro. Solo qualche metro, bene. Allora, questo oggetto, lo chiedo a Mario, era descritto in uno dei codici di Leonardo da Vinci. Ecco, per anni si è cercato di costruirla questa macchina, ma nessuno prima di voi c'era riuscito. Per quale motivo era così difficile far funzionare la macchina di Leonardo? Sì, questo è un progetto, uno dei tantissimi progetti di Leonardo da Vinci, che fa parte del Codice Atlantico, in precisione l'812 recto come foglio, ed è un foglio molto misterioso perché in 500 anni molte persone hanno cercato di interpretare cosa di Leonardo avesse disegnato. Molti hanno fatto ipotesi di tutti i tipi, fino a quando poi i Canestrini ha realizzato i primi disegni tecnici con cui hanno fatto tutti i musei del mondo un modello, che però è fermo lì perché non funziona. Ci sono dei problemi, tecnicamente è stato interpretato delle balestre, adesso non entro nel dettaglio, come forza motrici, pure purtroppo costruito come l'hanno costruito fino adesso non funziona. Questi sono i disegni? Questi sono delle riproduzioni, non sono originali. Sì, certo, altrimenti... non sono originali. Ecco, proviamo a farle vedere sulle nostre telecamere. Questo è il progetto di Leonardo da Vinci con tutti i suoi appunti e non tutti questi diciamo, meccanismi sono stati interpretati correttamente, tant'è che le macchine fino adesso non funzionavano. Ecco, questo è uno, adesso facciamo vedere l'altro. Qui c'è anche un taglio, voi ci spiegherete perché? Beh, è stato fatto ai tempi di Pompeo Leoni quando lui ritagliava e... Pompeo Leoni, cioè anni? Anni circa 400 anni fa, no, 200 anni fa, aveva ritagliato questi anche manoscritti dietro, per poter fare una collezione come noi faremo delle figurine. Purtroppo poi si sono persi molti manoscritti. La metà dei manoscritti di Leonardo non si trova, è nascosta da qualche parte. Fortunato che li trova. Fortunato che li trova. Quindi ecco, possibile che esistano, ma non... È molto difficile ritrovarli. Allora, Edoardo, voi avete battuto tutti e siete riusciti a ricostruire perfettamente quella che appunto abbiamo definito la prima automobile della storia, insomma, con un po' di immaginazione. Qual è il segreto che vi ha permesso di far finalmente funzionare questa macchina, la macchina di Leonardo? Ah, innanzitutto il progetto di ricostruzione di questa macchina è stato reso possibile per un'iniziativa promossa dall'Istituto e Museo di Storia della Scienza di Firenze e dal suo direttore che si chiama Paolo Galluzzi. Il museo appunto ci ha chiesto di reinterpretare i disegni di Leonardo, di raccogliere tutto il materiale esistente su questo particolare oggetto e di costruire dei modelli dinamici. Noi l'abbiamo fatto con l'utilizzo del computer, abbiamo costruito dei modelli virtuali che a differenza dei modelli che troviamo nei musei come a Vinci oppure a Milano funzionano. I meccanismi che noi siamo andati a ricostruire girano, si incastrano e permettono alla macchina di poter funzionare. Cioè, quindi, questo tutto virtualmente. E dopo poi tra l'altro lo vedremo perché come potete notare abbiamo un computer ma ci arriviamo tra poco. Ok, quindi e dal virtuale poi come siete riusciti a passare? Dal virtuale, già mentre lavoravamo con il computer, abbiamo deciso per agevolare il lavoro e capire come questi meccanismi realmente si incastravano di costruire questo che abbiamo qui in studio, che possiamo definire come il primo modello di questo progetto di Leonardo realmente funzionante. E... mi sembra che a questo punto non ci resti che aprire il computer, perché così ci potete mostrare una sorta di game, una sorta di gioco, che naturalmente non è in vendita, magari sarà... No, solo al museo, ecco, si trova, solo al museo di Firenze, e poi farà il giro di tutto il mondo, credo.
Cioè, quindi con i pezzi di questa macchina che vengono assemblati, vero? Sì, diciamo che per spiegare anche ai bambini come funzionano i meccanismi strani e misteriosi di questa macchina abbiamo realizzato questa specie di puzzle tridimensionale, per cui io vi faccio vedere velocemente come si costruisce una parte centrale. E qui, questa è la magia, interpretata forse per la prima volta da Carlo Pedretti, il più grande studioso di Leonardo ancora italiano. Ci sono due molle che fino adesso non erano state immaginate da nessuno, ci sono due grosse molle all'orologeria che danno la forza motrice a tutto il carro. A questo punto monto la serie di ingranaggi, proseguo con le balestre che danno il movimento, perché questa macchina oltre che andare dritta gira anche magicamente, poi vi spiegheremo come mai. C'ho un servo, una serie di pezzi di legno che servono per montare le ruote, il meccanismo a scappamento, come quello degli orologi, per far funzionare la macchina in modo costante, quello che fa tic 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 negli orologi, tanto per capirci, e poi un ingegnosissimo sistema a camme, diciamo così, delle specie di petali che programmano il movimento della macchina, una cosa molto avanzata per l'epoca, bellissima, una cosa incredibile. Bellissima. Pensate che Leonardo Vinci aveva soltanto 20 anni, 25 anni quando ha messo giù questi appunti, quindi altro che ingegneri moderni, diciamo così. Alla fine, straordinario, eh? Straordinario. Alla sua bocca aperta. Prego, prego. Non era finita qui, perché con questo ingegnoso sistema a freno si poteva porre questo che non era un'automobile, era una macchina teatrale dove sopra si poteva costruire, mettere un pupazzo, diciamo così, a lato per una rappresentazione teatrale. Nascosto Leonardo, chi per lui, aveva questa corda. Da lontano tirava la cordicella e magicamente il carro da solo avanzava in automatico. Quindi con grande sorpresa del pubblico presente che per la prima volta vedeva un robot funzionante. Domanda forse stupida, ma Leonardo ha progettata, ma sarà riuscito a metterla in pratica sta macchina? Chi lo sa, come i 3.000 manoscritti di Leonardo, bella non domanda. Si sa se ha fatto, sono rimasti o sono stati distrutti. Non è, è rimasta in sospeso la domanda. Ma ecco, lei ha detto prima che questa macchina può girare misteriosamente? Sì, la cosa incredibile è questa, oltre a tutto il sistema ingegnoso per farla muovere, ricordiamo che siamo nel 1500 e forse si può considerare la prima automobile, una cosa che automaticamente si muove. Perfetto. C'era questo ingegnoso sistema a camme, per cui io montando come dei puzzle, queste, diciamo così, petali, potevo programmare la direzione della macchina, semplicemente questi petali andavano a sbattere con un ticchettio di legno e facevano ruotare e curvare, per esempio andare dal palco in fondo fino al centro del palco, fermandosi in quel momento, con la macchina alata magari che muoveva anche le ali con un servocomando che c'era posta sulla parte superiore. Servocomando, bellissimo. Questa macchina che avete poi riprodotto in legno non può fare questo? Questa adesso no, però quella al Museo di Storia della Scienza, che ce ne sono tre, due grosse così, una esplosa molto bella per vedere tutti i pezzi e una molto grossa da 1,5 metri di larghezza, ha tutti questi sistemi. E quindi sono stati messi in pratica, sì, in quelle macchine lì. In quelle macchine che sono al museo e sono per tutti. Sono per tutti e qui se uno va al museo la fanno vedere in movimento anche? Diciamo che no, sì. Si potrebbe fare, bisogna chiedere i permessi, ma virtualmente si può vedere e capire come funziona. Senza doverla rovinare. Esatto. Questa vostra macchina è destinata, naturalmente, quindi ce l'avete già detto, ai più importanti musei del mondo. Secondo voi Leonardo poteva avere in mente proprio un'automobile, cioè come prospettiva, come la intendiamo noi? Adesso abbiamo capito che questa era per il palcoscenico. Certo. Ma avrà pensato anche che potesse servire a spostarsi? Ai tempi di Leonardo il movimento, i meccanismi nascevano tutto o dall'energia idraulica o dagli animali. Forse non c'era ancora il concetto di fare qualcosa separato dall'acqua o dall'animale. Ci sono centinaia e centinaia di documenti di Leonardo da Vinci che però presentano tantissimi tipi di macchine. Chissà, lo scopriremo magari quando studieremo i prossimi manoscritti. Cioè, sicuramente in quella testa ci sarà anche passato, ma non è detto che l'abbia messo per iscritto. Bene, grazie a Mario Taddei, grazie a Edoardo Zanon, grazie per averci portato questa vera e propria meraviglia. Arrivederci. Grazie.